mi hanno inviato un video che è veramente, come posso dire, lo specchio di quello che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. Perché dico lo specchio di quello che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto? Perché quando arrivarono le famose leggi razziali, l'opposizione si tinse, la finta opposizione, ma la finta opposizione non relativa ai politici che stavano in Parlamento e al Senato in quel momento, la finta opposizione di quelli che erano usciti dal nulla e dicevano di difendere i diritti di quelle persone che venivano messi fuori dalla società. Quella opposizione che si tinse di giallo, che si mise in una piazza a pregare, che si fregiò di strani individui che facevano dei lavori alquanto lontani da quella che doveva essere un'opposizione fatta con tutti i crismi. E questa opposizione, come torno a ripetere, si era tinta sia di personaggi così un po', chiamiamoli, strampalati, ma nel senso positivo, ma si tinse anche di rosa. Si tinse di rosa di una donna che era in polizia e che di colpo passò dall'altra parte della barricata. Ora, lungi da me dei giudizi relativi alle persone, ma io già avevo visto che il loro modus operandi era, per i miei gusti, totalmente sbagliato ed inefficiente. E infatti questo si dimostrò, non hanno concluso nulla, ma non hanno nemmeno dato quell'input giusto al mondo del dissenso. Perché non lo hanno dato? Perché uno era un portuale che sembrava uscito dalla messa della domenica, altri sembravano personaggi della Disney, chiamiamoli così, altri ancora sembravano realmente fingere una parte di opposizione, anzi forse sembrava, si vedeva lontano un miglio che stavano svolgendo una parte, una finta parte di opposizione. E poi c'era una donna molto bella che fin dall'inizio si vedeva che o stava giocando un ruolo o in realtà era un'opposizione fatta un po' così a costruire. E allora, che fine hanno fatto le donne dell'opposizione? Di quella opposizione, eh? Le donne di quell'opposizione, una era proprietaria di una pasticceria, ma abbiamo visto che fine ha fatto, l'altra era una ex poliziotta. Vediamo che fine ha fatto la signora Nunzia Nandra Schillirò. Cambia il nostro mondo esteriore. Ho ideato un metodo che serve per fare in modo che mente e quindi pensieri, azioni e parole
possano stare in coerenza, possano portarci al benessere, alla felicità, alla gioia di vivere, soprattutto tornando in contatto appunto con la nostra anima, che è la base di partenza, nella maggior parte dei casi, è quella della conoscenza delle vite precedenti, interiori o parallele. Si parte da lì per poi riuscire a fare un percorso di consapevolezza tramite delle pratiche esperienziali. Quindi si passa dalle conoscenze che vanno dalla fisica quantistica alle neuroscienze, le più consuete sono appunto quelle che riguardano la cosiddetta ipnosi regressiva, che però abbiamo visto che ipnosi non è, ma ne abbiamo tante altre che si basano su studi meno conosciuti, ad esempio di quelli della meditazione trascendentale dell'effetto Marishi. Io faccio in modo che voi possiate ottenere quella stessa gioia di vivere che ottengono le persone che hanno avuto esperienze pre-morte, senza ovviamente che voi abbiate un'esperienza che spesso è anche tragica, ma comunque che vi segna, non soltanto in positivo ma anche in negativo, perché spesso si associa a un incidente, ad una malattia grave, e quindi la stessa gioia di vivere che hanno riscontrato quelle persone che si sono trovate a vivere delle esperienze straordinarie fuori dal corpo, possono accadere anche con le tecniche che uso io, e ti danno poi, senza l'utilizzo naturalmente di nessuna sostanza, sottolineiamolo, perché sappiamo benissimo che in altre culture invece si utilizzano anche delle sostanze psicotrope, cosa che io assolutamente rinnego e non condivido. E invece con queste semplici pratiche meditative, ben note per esempio al buddismo, ma non solo al buddismo perché sono molto diffuse anche tra l'induismo e non solo, con queste tecniche noi riusciamo ad avere gli stessi benefici, quindi la stessa calma, la stessa padronanza di sé, la stessa gioia di vivere, senza però incorrere in effetti collaterali. E quindi è fondamentalmente uno strumento per conoscere chi siamo noi davvero, fondamentalmente esseri spirituali che stanno compiendo un'esperienza umana. Se vuoi provare, scrivimi ad appuntamenti.nandra@gmail.com. Oppure visita il mio sito www.nandraschiliroma.com. Ciao, alla prossima e grazie sempre. Una donna bella, bellissima. Probabilmente anche una donna intelligente, una donna che ha cambiato totalmente il suo lavoro. Ma ci rendiamo conto che quello che io dicevo e che tanti dicevano fin dall'inizio era assolutamente giusto? Ovvero, secondo voi era questa l'opposizione che poteva salvarci? Allora, alcuni stavano lì e pregavano sulla piazza mentre gli lanciavano i getti di acqua. Questa donna faceva un valzer spirituale, altri ancora facevano dei palcoscenici da scenetta di Totò, altri cantavano, altri dicevano una cosa un giorno e il giorno dopo fingevano di essersi malati, di soffocare, scusate, apro un attimo i finestrini che fa caldo, di soffocare, di ammettere l'esistenza del sacro raffreddore. Allora, il fallimento della opposizione alle leggi razziali era assolutamente scontata. Ora, ognuno della propria vita ne fa quello che vuole, ed è giustissimo. La signora Schillirò ha scelto di poter dare alle persone quasi delle esperienze pre-morte senza l'utilizzo di droghe o di, come diceva prima, sostanze allucinogene. Perché noi di Motore Italia fin dall'inizio abbiamo utilizzato una tecnica diversa? Perché noi sapevamo che dei lupi famelici non si combattono
né con le preghiere, né con i valzer, né con la filosofia tale, come si dice, la filosofia quella degli indiani, né la filosofia indiana di preghiera, di meditazione e via discorrendo. Quindi, per concludere, viviamo in un momento di grandi buffoni. Viviamo in un momento in cui siamo in una Babilonia. Quando dovete scegliere un gruppo realmente motivato a difendere un tipo di pensiero, fate molta attenzione, perché da ritrovarsi a combattere in piazza, a combattere nei tribunali, a combattere per le libertà, a trovarsi a meditare a mo' di Gandhi, a mo' di India, a mo' di sostanze, di mondi psichedelici, veramente il passo, come abbiamo potuto vedere, è molto molto breve. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.